Poi vi sono segni ancora nel Vangelo. Sapete tutti che è discordante ciò che accade subito dopo la nascita di Gesù. Perché per Luca, dopo 8 giorni, Gesù fu condotto al tempio dove fu circonciso e dopo la famiglia se ne tornò a Nazareth e non c'è nessun segno della fuga in Egitto, fuga che invece è raccontata da San Matteo. Se raccontano due cose diverse, uno dei due racconti sarebbe bugiardo, se non ci fosse una verità trascendente, ossia se stranamente San Matteo, nel suo desiderio di idealizzare la nascita reale di Gesù, non avesse descritto in modo profetico la nascita del Padre avvenuta in me. Infatti, io, nato il 25 gennaio del 38, dopo circa 6 giorni la mia nascita, che avvenne con una clamorosa aurora boreale e che secondo la di Fatima fu proprio quell'evento che la Madonna le aveva descritto, dicendole che quando avrebbe visto un sole di notte andare da Oriente a Occidente sarebbe stato il segno del castigo di Dio. E dice lui Lucia, infatti 6 giorni dopo Hitler decide in cuor suo, come avrebbe fatto sapere l'anno dopo, di prepararsi per fare guerra al mondo e quindi attivare la più grande strage degli innocenti possibile e immaginabile perché a livello mondiale. Ebbene, la strage degli innocenti è avvenuta dunque, è stata decisa dunque dall'erode di questi tempi che non accettava altro messia che se stesso, ossia da Hitler, fu decisa 6 giorni dopo la mia nascita reale. Ma io dovevo morire il 4 giugno 1940. Fui proprio sul punto di morire e fui salvato da un miracolo annunziato dalla Madonna a una bambina proprio la mattina in cui io fui miracolato e sopravvissi. Ebbene, 6 giorni dopo, nuovamente, questa data del 4 giugno 1940, ossia il 10 giugno, Mussolini annunciò che anche l'Italia avrebbe partecipato alla guerra mondiale, cioè alla strage degli innocenti, questa volta proprio del popolo italiano. Quindi la strage degli innocenti c'è stata in relazione sia alla mia nascita, sia a quella rinascita miracolosa quando fui salvato da un miracolo della Madonna, che fece di me un suo reale e vero nuovo figlio. Ebbene, anche la stella, seguita dai tre re magi, esiste nella mia nascita. Perché i tre re magi che si spostano da oriente a occidente seguendo la loro stella e che arrivati sotto Monte Stella, nell'antica cittadina di Elea, dissero: il fondamento di ogni cosa che esiste è il suo essere. Questi tre re magi in sostanza fecero l'Epifania, ossia la pubblica dichiarazione è il pubblico omaggio allo Spirito Santo della verità del Dio di Yahweh. Quindi questo racconto dei tre re magi, che è valido per il Cilento in cui si trova Elea, è valido anche per me, perché Felitto, il luogo natale in cui io sono nato, è nel Cilento a pochi chilometri da Elea e esso pure
sotto quel Monte Stella che è uno dei monti più alti del Cilento. Ed è il Cilento il luogo che sorge proprio nei paraggi intorno a Monte Stella. Dunque, se il Dio Padre nato in me ha proprio i segni descritti da San Matteo, allora la sua verità è una verità trascendente, che non contraddice il vero, perché il Padre e il Figlio sono la stessa cosa. E se Matteo descrive la nascita del Padre, sta descrivendo veramente anche la nascita del Figlio Gesù, nonostante che l'altro evangelista, Luca, l'abbia descritta in un modo diverso. Quindi, se è vero che il Padre è in me, la discordanza che esiste tra i due Vangeli cessa di esistere. Quindi vanno perfino d'accordo i due Vangeli. Ma c'è anche l'ultimo dei Vangeli che si riferisce in un modo stupendo proprio alla mia vita. L'ultimo dei Vangeli, nel suo capitolo ultimo, nel 21, descrive di un triplice modo con il quale Gesù, un Gesù irriconoscibile, perché non aveva la stessa faccia, chiede a Pietro 3 volte, mi ami più di costoro, mi ami, e io nel 2005 invierò 3 volte al Papa Benedetto XVI, in sostanza questa domanda: tu, buon pastore, ami una pecorella smarrita che, se tu non la ricevi, morirà di fame perché non mangia finché il buon pastore non si occupa di essa? Mentre il Pietro, con quelle 3 domande, risponde 3 volte ti amo, il Pietro dei nostri giorni non risponderà nemmeno. Un altro prenderà la responsabilità di rispondere in nome e contro del Santo Padre, per cui lo condurrà dove non voleva, proprio come scritto al punto 18 di quel capitolo 21. Quando sarai vecchio, un altro ti condurrà dove non volevi, cioè a rispondere picche a una pecorella che per 3 volte diceva al buon pastore: mi ami tu più di costoro? Ma in questo caso non ci fu nemmeno una risposta, perché il Pietro, che aveva ricevuto per 3 volte, una per conto del Padre, una per conto del Figlio e una per conto dello Spirito Santo, quindi per 3 volte la domanda mi ami tu nel Padre, mi ami tu nel Figlio, mi ami tu nello Spirito Santo, e che per 3 volte si era sentito dire mi ami, invece quando il Padre è stato in me non è stato gratificato nemmeno di una risposta. Il Pietro di oggi non ama un padre quando non si rende manifesto in maniera miracolosa e si presenta però dicendo: io sono il padrone, perché sono l'ultimo, e non riceve assolutamente nessuna risposta, perché si crede che il primo si presenti con l'esercito e non con la sua umiltà a rivendicare il suo primato.